Marcello, ti avevo riconosciuto. E sono cambiato sì Boia. tanto. Tanto. Vabbè, non c'ho più la cresta, però per il resto sono uguale. Una beata minchia! Ti giuro, Guido, non conosco proprio nessuno, non ho proprio idea di chi possa essere. Sarà un cliente gentile. Segreta, il segno suo è la zeta. Chi è questa gente? Possono diventare chiunque. Nome? Non lo so. Come sai, io sono un grande appassionato di fumetti, soprattutto di quelli sui supereroi. Trovo che tutta la filosofia che circonda i supereroi sia affascinante. Prendi il mio supereroe preferito, Superman. Non un grandissimo fumetto, la sua grafica è mediocre. Ma la filosofia non è soltanto eccelsa, è unica. Quanto cazzo ci mette questa merda a fare effetto? Circa 2 minuti. Il tempo per farmi arrivare al punto. Dunque, l'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne. L'uomo ragno è di fatto Peter Parker. Quando quel personaggio si sveglia al mattino, è Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'uomo ragno. Ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere. Superman non diventa Superman. Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino, è Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa è la coperta che lo avvolgeva da bambino quando i Kent lo trovarono. Sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. È il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole, non crede in se stesso ed è un vigliacco. Di tutto quanto! Addio, Superman! Secondo voi la rivedremo ancora? Sono sicuro di sì, Tosi. Sicuro di sì. Poi c'è la pernacchia a doppia a un'antenna, questa è per lunghe distanze. Questa è la pernacchia scientifica, no? Perché è aiutata dalla mano. Ho capito. Questa è per lunghe distanze, cioè 150 metri, questo tipo di pernacchia si segue. Con l'antenna, con giusto, perché questa fa da antenna. Con un'antenna, questa sarebbe la lunga. Sì, sì. La dovrebbe, poi ci serve.